sempre un amore familiare, quindi due personaggi, uno italiano, scusate, uno di Silistria e uno di Fresconia, che si amano anche se i due paesi sono in guerra. E questo scontro tra quello che è, diciamo così, l'amore vero, diciamo, tra un uomo e una donna, si impone sempre su quello per la propria nazione. E quindi abbiamo questi rovina, queste persone poco patriottiche che in qualche modo decidono di amare la persona che ha una nazionalità diversa. L'ultimo elemento, si vede un po' poco, scusate, è lo scarso intervento della censura. Censurano questi film belgi, di fatto, una volta che non ci sono nomi dei paesi coinvolti, li approva tutti e non ha grossi problemi. Col 23 maggio però le cose si fanno un po' più complicate. Allora, raramente si continua a parlare della nazionalità del nemico. Quando però questo succede è interessante notare come vengono citati a livello numerico con la stessa frequenza austriaci, con cui siamo in guerra dal 1915, tedeschi, con cui di fatto entriamo in guerra solo nel 1916, slavi, con cui ufficialmente non siamo in guerra. Perché secondo voi, io provo un po' a derogare, poi se vedete che non rispondete vado io, sennò vado a addormentare. Perché secondo voi gli slavi vengono visti come un nemico? Non ho sentito? Parlate poco. Sì, assolutamente, però anche gli ungheresi, e non c'è nessun film che parla male degli ungheresi. Trento e Trieste, ecco, qui già ci siamo un po' di più. Allora, noi abbiamo imparato tutti dai nostri bei manuali scolastici, che avrebbero bisogno di tanto di una bella spolverata, che la prima guerra mondiale è la guerra tra Trento e Trieste. Come ci raccontava anche il professor Merci la sera che abbiamo parlato di Fiume, ecco, sarebbe interessante in realtà andare a leggere il Patto di Londra, che è, diciamo così, l'alleanza con cui l'Italia entra ufficialmente in guerra. Allora, noi vogliamo Trento e Trieste, però ci dimentichiamo tutto il resto che è scritto lì. Noi vogliamo Trento e Trieste e una buona fetta di quella che loro chiamavano Jugoslavia. E per non saperne leggere né scrivere, vorremmo anche qualche isola, che è quella che dopo chiameremo Jugoslavia, avvicino all'Italia. Sa mai, metti che il lago, dovremmo trasformare quella zona lì in un lago italiano. Se riusciamo a non farli accedere al mare, è ancora meglio. Quindi le prime proposte che vengono fatte a Londra sono inaccettabili anche per gli inglesi e i francesi, che hanno un disperato bisogno di fare entrare l'Italia in guerra. Quello che però viene firmato è un patto che sicuramente ci favorisce molto dal punto di vista politico-militare. In quel patto non era compresa Fiume, come ci è stato giustamente ricordato, ma gli italiani sono convinti che a fine guerra riusciranno a fargli cambiare idea. Probabilmente, va detto, ce l'avrebbero anche fatta, se non che in mezzo alla guerra entra in un altro paese, si affaccia, diciamo così, al conflitto, e il suo presidente, statunitense Wilson, pretende che si combatta anche per delle questioni ideali e quindi lotta per l'autodeterminazione dei popoli. E questo scompagina un po' le carte a fine della guerra. Comunque vedete che da subito gli italiani ce l'hanno allo stesso modo con, lo ridico, slavi, tedeschi e austriaci. Ok. Poi, tecnologia, il 23 maggio smettiamo di vedere cannoni, smettiamo di vedere aerei, si torna al moschetto e possibilmente la spada, che così siamo ancora più tranquilli, che nessuno si prende paura. Questo non viene fatto per un intervento della censura, è importantissimo dirlo subito, non è lo Stato che obbliga i registi a fare questa cosa, sono i registi da soli che iniziano a raccontare la guerra in questo modo. Poche vittime, vi farò vedere qualche immagine tra un attimo, non vedremo assolutamente dei soldati caduti, quei pochi che vediamo sono tutti del 1915, perché la guerra stava per finire, vuoi che non muoia nessuno, che guerra non è pericolosa, noi dobbiamo, questo è quello che pensavano i registi all'epoca, noi dobbiamo far capire che questa è una prova per i veri uomini che vanno al fronte, quindi, scrivo un regista, io devo far vedere i morti, perché se no vanno al fronte anche quelli che poi non dovrebbero andare. Ultimo elemento, di nuovo abbiamo una marea di film in cui una buona donna italiana incautamente si fidanza con un austriaco, questo è proprio incomprensibile, e ogni volta che questo succede di sicuro quel film sarà melodrammatico in una maniera terrificante, perché abbiamo morti, distruzioni, uccisioni di figli, uccisioni di genitori. È una cosa sconsigliabile, evidentemente, nel 1915 sposarsi con un austriaco, tanto che viene sconsigliato chiaramente da ogni singola pellicola che ci mostra un matrimonio misto.
un dato che io ho reperito, mi è sembrato particolarmente interessante, è il numero delle pellicole che ogni anno vengono prodotte. Noi entriamo in guerra nel maggio del 1915, quindi in 7 mesi, poco più, vengono girate più di 60 film. In un anno di 1916, quindi 12 mesi, vengono girate 32. 1917 ne vengono girate 18. 1918 ne vengono girate 17. Perché? Secondo voi? Non ho sentito. Se volete provare, io sono contento. Non c'è un voto? La gente andava moltissimo al cinema, diventa uno dei grandi momenti, di soprattutto per chi non è al fronte, e la prima guerra mondiale è la prima guerra, si parla spesso di prima guerra mondiale come la guerra che apre la modernità o la contemporaneità, secondo l'autore, ma insomma senso quello, e i soldati iniziano ad avere un tempo libero che viene organizzato dall'esercito. Tempo libero anche il cinema. Uno dei documenti secondo me più interessanti che ho trovato è un contenuto di film che vengono proiettati ai soldati, sono 6 casse che girano per tutto il fronte, alla fine saranno state sbrindellate, chissà cosa vedevano gli ultimi che gli arrivava la cassa, non c'è dentro, c'è dentro in 6 casse un solo film di guerra. Quindi ai soldati non piacciono, però i soldati, per non sbagliare, non li mandiamo in licenza, così non raccontano troppo quello che succede. Abbiamo la censura postale, così anche qui stiamo dalla parte del sicuro, che non è che poi gli raccontano che la gente muore. I corrispondenti non vanno in prima linea, neanche quelli dei giornali, e comunque c'è anche lì la censura, se per caso qualcuno, tipo quelli dell'Avanti, pensasse di scrivere qualcosa di diverso, non c'è problema. Però non piacciono, secondo voi, quale potrebbe essere l'altro motivo? Si sono stancati, assolutamente sì. La guerra era una guerra che doveva durare 6 mesi, sta durando 4 anni, e già dopo i primi 6 mesi la gente non ne poteva più, evidentemente, anche perché le lettere dei caduti, con un po' di ritardo, non vengono mandate anche quelle. L'altro dato importante è che i giornalisti che si occupano di cinema, critici e me, c'erano già nel 1914, iniziano a dire di forche da galera questi film. Sono assolutamente delle fandonie, non hanno senso, mostrano una guerra che non esiste più, viene detto. Però il pubblico nei primi mesi continua ad andare a vedere. Quello che probabilmente succede, e qui siamo nell'ordine delle possibilità perché non abbiamo un'analisi sociologica su questo, è che in quegli anni il pubblico lentamente prende coscienza di quanto è grande la distanza tra quello che veramente succede e quello che capita in sala, diciamo così, e piano piano decide di abbandonare sempre di più il film bellico. E vi avevo anticipato che nei primi anni di guerra, col governo Salandra, quantomeno, l'intervento dello Stato sulla cinematografia è di fatto nullo. La prima legge specifica sulla censura cinematografica viene approvata in Italia nel 1914. Per qualcuno questo è un caso, io sono un pochino più malizioso e dico di no. L'altro elemento interessante è che ci sono diversi organi privati che tentano in qualche modo di entrare in questo business. Lì fuori avete una serie di manifesti, uno racconta di un tal Barone, che è un impresario cinematografico, che nella prima parte del Novecento si inventò come, diciamo così, freelance al fronte. Senza dire niente a nessuno, andò verso il fronte e raccontò di aver girato delle immagini. Questa cosa fece un grandissimo scalpore, e ovviamente questo scalpore fece una grandissima pubblicità. I 12 film girati da Barone diventano da subito l'oggetto del desiderio di tutto il paese, perché finalmente qualcuno era riuscito a evitare la censura, quella, almeno quella militare, perché quella civile non si poteva proiettare un film senza che questo avesse un passaggio anche nella censura civile. Pena la chiusura della sala, quindi questo è un dato che rispettano di fatto tutti. Ecco, si scopre dopo pochissimo però che il famoso colonnello Barone non solo non è colonnello, ma è barone di nome di fatto. Quindi si è inventato di aver girato queste scene al fronte, ha fatto scavare delle buche nel suo giardino e lì ha girato 12 film, sperando di usare il battage pubblicitario nella maniera più veloce possibile. Questo si è rivelato un espediente che noi oggi ne ridiamo, sorridiamo di questa cosa, però all'epoca la stampa
intanto seguiva con minore interesse la parte cinematografica, e poi ricordiamoci come funziona la distribuzione cinematografica. Oggi un film esce in tutta Italia nello stesso giorno, 300 copie, 400, 500 a seconda dei film, oggi alcuni addirittura anche di più. All'epoca le pellicole che giravano erano 6, 8. Quindi tu facevi uscire il titolo a Torino, piano piano spostavi per la penisola. Anche se io ho letto una notizia sul giornale 8 mesi fa, non sto a ricordarmi 8 mesi dopo che quel film, che magari ha più titoli, è arrivato nella mia città ed è un falso. Mi dicono che è un film della guerra, io lo vado a vedere. Purtroppo di questi film non abbiamo più traccia. Uno dei gravi problemi di chi ha studiato queste cose, per primo ma molti altri prima di me, è che l'Italia in quegli anni era probabilmente il secondo paese per produzione cinematografica al mondo. Venivano prodotti più di 100 film all'anno, considerando solo quelli che noi oggi chiameremo lungometraggi. E di questi film se ne è conservato meno del 3% probabilmente. E dei film bellici non siamo stati così fortunati, sono ancora meno. Dei film di Barone non c'è traccia, abbiamo solo dei resoconti giornalistici che ci raccontano appunto quello che è successo, ma ci sfurono dei dubbi. La censura cinematografica lavora fino dal 1914 e da lì in poi continuerà a lavorare in maniera indefessa. Il governo pensa che non sia importante promuovere nient'altro fino al dicembre 1917. Inutile che io dica che questa data non è una data casuale. Caporetto è venuto da poco tempo, si capisce che il paese ha bisogno di altro. In più, in questo periodo c'è un altro dato che è molto importante: gli Stati Uniti sono entrati in guerra. Noi sappiamo che gli eserciti americani arrivano in Europa con un sostanziale ritardo. Sul fronte italiano di fatto sono presenti più in maniera simbolica che reale. Chi arriva immediatamente però in Italia? I professionisti della propaganda, li chiamavano all'epoca. Sono quello che noi oggi chiameremo l'ufficio stampa del presidente Wilson, che viene mandato in tutti i paesi, quindi anche in Italia, dove iniziano a sviluppare dei circoli ricreativi, li chiamavano loro. In realtà sono luoghi dove cercava di rinfrancare lo spirito delle popolazioni diciamo così coinvolte nella guerra, in particolare utilizzando il cinema. Se nei fine settimana e le sere loro si occupavano diciamo della gestione diretta di questi spazi, le mattine erano dedicate a corsi di formazione per il personale italiano per imparare a fare propaganda. Abbiamo trovato un volantino attaccato dentro un quaderno all'Istituto Francese di Firenze, in cui una delle persone che lavorava all'interno dell'Istituto Francese racconta di quello che gli hanno insegnato. E quindi abbiamo, diciamo così, gli appunti di un'intera lezione, e la parte cinematografica è sicuramente quella più sviluppata, quantomeno è quella più sviluppata rispetto a quella che hanno fatto all'epoca. Io se vado a sentire cose che so già, magari prendo meno appunti, lì ne hanno presi tanti, e quindi era evidente che quello era importante. Iniziano a consigliare di smettere di fare film di guerra per fare propaganda, ma di passare all'intrattenimento, quindi commedie, film leggeri. Quando ci sono dei film di guerra dal 17 in poi, sono film dove la guerra viene trattata in maniera molto più marginale. Sì, magari il protagonista è un soldato, ma lo vediamo mentre è in licenza. Qualcuno all'epoca descrisse: le licenze si vedono solo al cinema. Però insomma era un sistema che funzionava. L'altro intervento, vengono creati anche due ministeri che fino a quel momento non esistevano: il Ministero per la Propaganda, che in realtà si occuperà direttamente solo della propaganda all'estero, quindi di vendere ai paesi alleati la guerra italiana, questo per ricevere aiuti e soprattutto un riconoscimento internazionale in vista del trattativo di pace. Vi ricordavo il discorso Jugoslavia, questo. E viene creato un ministero che viene affidato tra l'altro a un cesenate repubblicano, Comandini, che si occupa di quella che loro chiamano assistenza civile. L'assistenza civile non è altro che la propaganda interna, e quindi iniziano a essere create, diciamo così, una rete di sale dove mandare i cinegiornali che ci sono. Si iniziano a far girare in maniera strutturata degli oratori che vanno a raccontare la guerra. Ovviamente che oratore manderanno? Persone che cercano in qualche modo di coinvolgere la popolazione civile all'interno della guerra. L'ultimo intervento ministeriale che cito, sono alcuni in più ma vorrei arrivare alla parte cinematografica, è l'invenzione della precensura. Molti di voi
Ottimo, perfetto. Allora, quando noi siamo, lo ripeto così siamo chiari, allora, quando si parla di censura, siamo tutti abituati a pensare che la censura sia una. Il film è pronto, mi viene rimandato indietro, mi viene portato in commissione censura, io lo analizzo e dico, ok, questa parte la tagliamo, da qui a qui, se no non esce il film. Oppure diciamo, questo film non uscirà mai, e va bene. In realtà, la censura in Italia è molto più stratificata. E nel 1917 viene inventato questo sistema, che rimane in vigore fino al 1963, attenzione, così per darci un'idea di cosa parliamo, in pratica, prima di girare qualsiasi film, io devo inviare all'ufficio censura il copione. Io lo leggo e poi ho in mano un pastello rosso e blu. Quando proprio quella battuta lì non può passare, la sottolinea in rosso, così non la giri neanche. Quando invece quella battuta lì, forse, se il visivo, quindi quello che viene filmato, è adatto, forse potremmo anche decidere di farla passare, viene sottolineata in blu. Ok? Quindi iniziano a girare fogli con delle sottolineature rosse e blu, che neanche le peggiori versioni di latino, tra i registi, ma soprattutto le produzioni, perché in questo anno, in questo periodo, stiamo parlando di un cinema che più in mano ai produttori che ai registi. I registi sono mestieranti, spesso sono quelli che noi chiamiamo semplici operatori, che è pieno di queste sottolineature rosse e blu. E cos'è la cosa incredibile? Che si sono conservate moltissime sceneggiature, e sono le uniche sceneggiature che abbiamo di quel periodo, questo è davvero un grave peccato, in cui c'è scritto questi film non si possono fare, e in archivio di Stato c'è un bel faldone di film che vengono tutti rifiutati. Non sappiamo se sono tutte quelle rifiutate o solo una parte, però considerando che tra il 17, stiamo parlando della fine dell'anno, e il 18 vengono girati in tutto una trentina di film, e quelli rifiutati solo dalla fine del 17 al 18 sono 42, forse capiamo che un altro dei motivi per cui non è possibile lavorare è anche questo. Okay? E l'altro elemento, io sono stato molto critico nel dipingere il cinema davvero, quello che chiamiamo appunto i cinegiornali, ma all'epoca tutte queste cose non si sapevano, quindi si era convinti che quella fosse la realtà e poi c'era il cinema. E quindi si caldeggia sempre di più l'utilizzo di quelli che sono i cinegiornali, perché all'epoca venivano considerati assolutamente oggettivi. E diciamo ancora due o tre cose, poi vi prometto di farvi dormire sonoramente col cinema muto. Allora, quello che mi interessava è anche capire quali sono i film di guerra, di cosa parlano. Da una parte abbiamo le commedie, che sono il genere più diffuso. Tutti noi potremmo rimanere stupiti da questo. Commedia però in questo caso è da prendere con un termine un pochino allargato, è tutto commedia, quello che ha un inizio, uno svolgimento, un finale, ma il finale racconta una situazione migliore di quella di partenza. Quindi come potete immaginare, più gli anni di guerra vanno avanti, più le commedie crescono. È strapieno di film in cui si crede che la persona sia morta, ma in realtà era solo svenuta, si era dimenticata di chi era, era stata presa prigioniera, non ha pensato di rivelare di chi si trattasse. Tutte queste donne, fedelissime anche della tomba del marito, che aspettano con ansia che lui risorga e lo abbracciano. Noi oggi ne ridiamo, ovviamente, perché non possiamo avere un atteggiamento diverso. All'epoca questo era quello che mandava avanti il fronte. Abbiamo racconti di signore che vanno al cinema per vedere queste storie. E un racconto per me davvero toccantissimo, scritto da una signora in Francia, ma immagino fosse uguale anche per fronte italiano, dove in un cinegiornale vede suo marito, che gli ha detto che è morto. E quindi lei continua a seguire questo film, tutte le sale di Parigi, per continuare a vedere il marito. Okay? Quindi è giusto che il nostro giudizio oggi sia quello di riderne. Però in quel periodo lì, con una così scarsa circolazione delle immagini, con oggettivi problemi anche di comunicazione, è ovvio che quello era un sistema importantissimo. Okay. L'altro elemento sono le spy stories, quindi spie che agiscono all'interno delle città. Si sa perché Roma era un covo di spie, non parliamo di Torino e Milano. Ora, tutto questo a noi fa sorridere, perché in realtà lo sappiamo che lo spionaggio militare aveva senso nei pressi del fronte. Quello che veniva deciso a Roma, Milano, Torino, a Vienna, interessava fino a un certo punto.
Però perché si decide di utilizzare le grandi città secondo voi? Coinvolgiamo questa popolazione civile. Sono più le persone che abitano a Roma e che vanno al cinema a Roma, Milano, Torino, o quelli che abitano nei villaggetti vicino al fronte? Allora, se noi facciamo credere a tutte le persone che la loro vigilanza sui loro vicini è importante, ecco che creiamo una comunità sempre più coesa attorno alla guerra. Cavolo, io devo stare attento a quello che succede nel mio paese, perché potrei essere io quello che salva, sono tutti i mariti, non si sa come a Roma, Milano, Torino, c'è sempre la moglie che salva il marito che è al fronte grazie al suo intervento, però è un sistema che viene utilizzato per creare consenso attorno alla guerra, o quantomeno per fermare il più possibile il dissenso, almeno in ambiente urbano. Studi storici ci raccontano che in realtà le campagne e le colline, insomma tutti gli ambienti non urbani, avevano una fortissima resistenza alla guerra. Non riuscì a passare il messaggio che quella era una guerra giusta, probabilmente anche perché era molto difficile convincere queste persone che quella era una guerra giusta. Però sappiamo che negli ambienti urbani questa tenuta c'è, forse una parte del